Gianni Colacione, stiamo in compagnia di Yuri Guaiana, segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti, e con lui praticamente parliamo di una importante sentenza che c'è stata di recente, e importante per quanto riguarda il riconoscimento di alcuni diritti civili molto importanti. Lasciamo lui la parola. Sì, buongiorno a tutti. Allora, il Tribunale di Reggio Emilia ha sentenziato che una coppia formata da due persone dello stesso sesso, un italiano e un uruguaiano, sposati in Spagna, dove è legale il matrimonio tra persone dello stesso sesso, possono chiedere in Italia il ricongiungimento familiare. Questo vuol dire che la persona uruguaiana può venire a stare in Italia riconosciuta come parte della famiglia del cittadino italiano sulla base del fatto che i due erano sposati in Spagna. Questo apre in qualche modo naturalmente la porta al fatto che una coppia omosessuale venga riconosciuta come famiglia. È una sentenza storica che ci permetterà poi di lavorare in molte direzioni per garantire finalmente anche all'Italia il diritto di eguaglianza, perché sia chiaro, noi non chiediamo nuovi diritti, noi chiediamo che i diritti che ci sono siano aperti a tutti, a prescindere dall'orientamento sessuale o dal sesso della persona con cui ci si vuole sposare. Perché che senso ha garantire e dire che c'è un diritto alla vita familiare, come è stato provato anche da queste sentenze, e quindi un diritto al matrimonio, se poi si impedisce all'individuo di scegliere la persona con la quale si vuole sposare? Yuri, relativamente appunto a questo argomento, ho sentito, non su questo della sentenza, ma per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti civili, insomma, alcune lamentele di... Allora, è un rappresentante, un segretario che penso si chiami Mancuso, di un'associazione che è l'associazione Quality, esattamente, relativamente allo spettacolo di ieri di Sanremo. Ne sei a conoscenza di queste dichiarazioni? Ecco, ce le vuoi commentare? Intanto ci dici che ha detto e cosa ne pensi. Sì, certo, in molte associazioni hanno fatto dei comunicati su quanto è successo ieri sera a Sanremo, dove una coppia molto famosa di comici ha voluto fare uno spettacolo di cosiddetta satira, prendendo diciamo di mira mirando con la loro satira alle persone omosessuali, e tra le altre varie cose che hanno detto hanno equiparato la persona omosessuale alla donna in menopausa. Hanno usato tutta una serie di stereotipi, di volgarità, che sono state denunciate da Mancuso, ma anche da Paolo Patanè, che è presidente di Arcigay, e che effettivamente noi condividiamo, perché un conto è fare satira, come è giusto che si faccia, su le opinioni, su le modalità; un conto è invece fare satira sulle identità, delle condizioni personali, e questo rischia spesso di diventare ingiurioso e di perpetuare uno stereotipo. In un contesto in cui questa coppia di comici, che non voglio citare apposta, è molto famosa, e quindi in qualche modo condiziona, perpetua stereotipi, soprattutto tra la popolazione più giovane, quando noi sappiamo che il momento più critico per le persone omosessuali è quello che va dagli 11 ai 15 anni, che sono gli anni in cui le persone prendono coscienza del loro orientamento sessuale e cercano di comunicare al mondo il loro sentire, e quando sappiamo che le persone omosessuali in fascia d'età adolescenziale sono particolarmente fragili e rischiano il suicidio 10 volte in più dei loro coetanei eterosessuali. Beh, perpetuare questi stereotipi, giocare con le identità di minoranze, ecco, perpetuando questi stereotipi, è veramente una cosa inaccettabile sulla TV di Stato, tra l'altro. Io ovviamente voglio fare l'avvocato del diavolo e chiederti, verrà un momento in cui anche nelle caricature, nelle macchiette più o meno televisive o quello che sia, nello spettacolo, potrà liberamente parlarsi anche e caricaturizzare gli omosessuali, come si fa per le donne, come si fa per il modello macista, senza che appunto poi si parli di una categoria di minoranza, quasi insomma come se fosse una categoria che poi rivendica il fatto di non essere né malati, né invalidi, né
verrà appunto questo periodo? Guarda, noi non abbiamo nulla contro la libertà di espressione, di satira, eccetera, per carità, ognuno può dire quello che vuole, ma c'è una sottile distinzione tra la satira e l'ingiuria, soprattutto quando, o l'offesa, soprattutto quando si tratta di una situazione sociale nella quale ancora il fattore che si prende di mira, ecco, è un fattore che porta a grosse difficoltà anche proprio in termini di vita concreta. Quindi qualora si riuscisse finalmente anche in Italia a superare la situazione di omofobia che è costante, perpetua, ovunque, a tutti i livelli, livelli istituzionali, livelli istituzionali nazionali, livelli istituzionali locali, nella società anche, che soprattutto nelle scuole, bene, quando avremo una società completamente tollerante, completamente accogliente, perché non è tanto una questione di tolleranza, è una questione di accoglienza e di saper valorizzare le diversità, le differenze. Quando le differenze saranno di fatto valorizzate, allora probabilmente anche certa satira, pur essendo sempre offensiva, però rispetto ad una, perché il punto è rispetto ad una condizione, perché pensiamo ad immaginare satire così ingiuriose nei confronti di neri o di ebrei, che cosa succederebbe in Italia se sulla televisione di Stato andasse una coppia di comici molto famosi e riproducesse degli stereotipi razziali magari sugli ebrei oppure sui neri? Io non l'ho visto, infatti non ho fatto il comunicato stampa, però immagino che ci siano state reazioni anche non so poi che tipo di sketch abbiano fatto sui neri, dovrei vederlo. Okay. Era chiaramente un'espressione della coppia, era in un altro sketch sempre loro, uh-huh, che esprimevano chiaramente una xenofobia, insomma, era così plateale e lampante che scadeva nel comico, insomma. Ho capito, beh, io non l'ho visto, quindi infatti non mi sono anche ben guardato da fare alcun comunicato, perché non ho visto la cosa, però devo dire che conoscendo la situazione, leggendo quello che è stato riportato anche nelle sintesi dei giornali, devo dire che è una cosa sulla televisione di Stato ancora inaccettabile. Dopodiché naturalmente noi non è che chiediamo di censurare queste cose, cioè ognuno può andare e dire quello che vuole, d'altronde abbiamo ministri ministri non più per fortuna, ma parlamentari che equiparano il bacio tra due persone omosessuali a una pisciata in pubblico, capite che ognuno chiaramente può dire quello che vuole, però noi siamo anche liberi di far notare come queste dichiarazioni, questi sketch, queste cose possono, insomma, essere un problema in un paese in cui non c'è il riconoscimento di nessun diritto e quindi danno anche il senso di un clima che si respira, che per le persone omosessuali spesso e volentieri diventa un problema, soprattutto in giovane età, quando appunto i ragazzi sono i più attenti osservatori di questi, più vulnerabili, ma anche i più attenti osservatori di questi personaggi che fanno il loro mestiere, probabilmente lo fanno anche con grande successo, immagino, però non lo so, io non guardo la televisione in genere, quindi però ecco, bisogna, cioè non ho mai capito, voglio dire, ci sono molti comici che fanno molti sketch, e non per tutti, anche sugli omosessuali, perché è chiaro, noi lo sappiamo che è divertente, no? Fare le battute sui carabinieri piuttosto che sugli omosessuali, va bene, ma c'è battuta e battuta, è sempre una questione di confine in cui si passa o meno il limite della sensibilità di un gruppo. Dopodiché speriamo che questa sensibilità, insieme ai diritti che sono riconosciuti, si possano ampliare sempre di più e ampliare quindi anche la libertà di espressione, se vogliamo, di chiunque, che comunque non è conculcata, perché noi ci lamentiamo
ma più che lamentarci, non, adesso io non so Mancuso che cosa abbia detto, perché non sto qui a difendere Mancuso. Dal mio punto di vista non chiedo certo che questi vengano zittiti, però faccio notare come un intero sketch tutto dedicato alle battute spesso appunto di questa natura, perché cioè, è anche un po' ingiurioso nei confronti delle donne equiparare un omosessuale a una donna in menopausa, perché cioè, le donne in menopausa non sono mica omosessuali, o non sono mica, usando l'omosessualità come qualcosa di diminutivo, diminuite in alcun modo in quanto in menopausa. Cioè, voglio dire, è una cosa, però comunque poi è un po' banale, è un po' anche riduttiva, francamente. E il punto è che perpetua uno stereotipo che purtroppo ancora oggi in Italia rischia di diventare un problema. Ma è anche importante la questione delle parole, perché usare le parole non è che si crei nessun problema, però usare le parole crea un clima culturale più o meno, come dire, favorevole anche al progresso dei diritti, perché non è un caso che noi abbiamo trasmissioni di questo tipo, parlamentari che dicono quello che dicono, e guarda caso non siamo un paese monitorato dal Consiglio d'Europa per vedere se riusciamo a rispettare dei criteri minimi accettabili di eguaglianza di diritti, che in tutti gli altri paesi europei c'è, dell'Unione Europea ci sono, mentre in alcuni altri paesi del Consiglio d'Europa, che è più esteso, non ci sono. Però noi siamo in tutti gli altri paesi che non hanno questi diritti e che devono essere monitorati da un'istituzione sovranazionale quando ci definiamo un paese democratico tra le principali potenze industriali ancora del mondo. Insomma, è francamente umiliante per il nostro paese essere in questa condizione di diritti e di conseguenza o anche di livello culturale. Iuri, un'ultima cosa, sempre su questo spettacolo, la chiusa è stata, a mio parere, un po' banale, con un bacio in bocca a Gianni Morandi. Secondo te ci è piaciuto più stomaco o cattivo gusto? Ma più che altro è una cosa già fatta, l'aveva già fatta Benigni baciando, tra l'altro mi pare sempre a Sanremo, cercando di baciare Pippo Baudo. Quindi voglio dire, no, è già fatta, però per carità, su quello va benissimo, si baciassero chi volessero, fa audience probabilmente, fa scandalo, e quindi a me ci vuole un... però ognuno ha i suoi gusti. Però no, più che altro, anche qui l'originalità è poca alla fine, non so, l'importante sarebbe cercare di essere un pochino innovativi e non... Però ognuno sceglie di fare, hanno successo, e quindi evidentemente anche queste trovate funzionano, quindi va bene. Ringraziamo Iuri Guaianna, segretario dell'Associazione Radicale dei Certi Diritti, gli diamo appuntamenti su internet ovviamente.